Buongiorno amici e amiche, buon martedì 16 febbraio 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Marco, capitolo 8, versetti 14-21. I discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano con sé sulla barca che un solo pane. Allora Gesù li ammoniva dicendo: «Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode». Ma quelli discutevano fra loro perché non avevano pane. Si accorse di questo e disse loro: «Perché discutete che non avete pane? Non capite ancora e non comprendete? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchie e non udite? E non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i 5.000? Quante ceste colme di pezzi avete portato via?» Vi dissero 12. «E quando ho spezzato i 7 pani per i 4.000? Quante sporte piene di pezzi avete portato via?» Gli dissero 7. E disse loro: «Non comprendete ancora?» Nella prima lettura Dio manda il diluvio universale. Dio non vuole distruggere ma purificare. Infatti manda l'acqua sulla terra. Spesso i nostri comportamenti, pensieri, parole sono così lontani da Dio e lo sono perché sono prettamente mondani, cioè sono così bassi che non ci permettono di elevarci alla dignità per la quale siamo chiamati. Dio col diluvio non vuole uccidere l'uomo ma lavarlo, aiutarlo a pentirsi affinché abbia una mentalità capace di elevarsi, di crescere in spessore di vita. Un po' come succede al lievito: se il lievito è scadente la pasta avrà problemi a crescere. Se il lievito è buono la pasta non solo crescerà bene ma avrà un sapore altrettanto buono. Ecco perché nel Vangelo Gesù mette in guardia dal lievito dei farisei, perché con il loro modo di vivere hanno pervertito la fede. Quello che il Signore oggi ci chiede è fare un esercizio di purificazione costante e quotidiano, cioè riconoscere quali atteggiamenti nella mia vita non sono per niente cristiani. Buona giornata a tutti.